Per la serie, idee che mi sono venute in mente stamattina mentre ero sulla tazza. Il Meeple con la camicia ti presenta... Ma che Kickstarter dici? La rubrica sulla scoperta dei nuovi progetti Kickstarter. Ehi, hey, sono Flavio, il Meeple con la camicia. E benvenuto a questa nuova puntata dedicata a un nuovo argomento, diciamo così. Voglio iniziare a trattare le campagne Kickstarter, a parlare delle campagne Kickstarter per un motivo in particolare. Perché tante persone mi hanno chiesto pareri sulle campagne Kickstarter che sono attualmente attive. Mi hanno chiesto cosa ne pensi, ti piace, lo prenderai, e allora ho pensato perché non fare dei video e andare a vedere insieme di cosa si tratta, così magari ti sarà più semplice capire se è un gioco che ti può interessare o meno. Quindi iniziamo subito con il gioco di cui parleremo oggi, e si tratta di Dinogenics. Grazie. Iniziamo benissimo con i messaggi di errore. Perfetto. Ok, allora, Dinogenics. Prima di tutto io direi che ci possiamo vedere il video. Così. Dinogenics is a game where players take on the roles of corporate leaders as they compete to build the world's most popular and profitable dinosaur park. Each round, players deploy their workers to areas of the mainland in order to collect resources, such as DNA, fences, or to buy new park facilities from the local city center. Collected resources and facilities are brought back to the player's personal island board. There, they can be set up to accommodate the arrival of the dinosaurs and tourists that they will attract. Dinogenics is a game that rewards resource management and careful planning. But don't worry if things don't go exactly your way. An unscrupulous business leader can always find ways to manipulate the market and turn things in their favor. Support Dinogenics on Kickstarter today and get ready to dominate your competitors. Cattivissimo. Perfetto, ok. Come hai potuto vedere, si tratta di un piazzamento lavoratori. Il tema è palese, quello dei dinosauri, infatti strizza anche particolarmente l'occhio a film come Jurassic Park o videogiochi come Trespasser degli anni 90. Il gioco è già stato fondato, è arrivato al suo obiettivo, che era di $30,000. Siamo a 64.000 e mancano 19 giorni. Allora andiamo un pochino giù. Allora, beh, questo è quello praticamente che trovi tutto quello che trovi dentro la scatola. Poi più là si vedrà sicuramente meglio. Ci sono i livelli di pledge, che il minimo, a parte quello da un dollaro, è di $54, intorno ai 50 euro, che praticamente ti dà una copia completa con tutti gli stretch goal. Le spese di spedizione vengono aggiunte alla fine e ti arriverà praticamente in un anno, perché la spedizione è stimata più o meno a novembre 2018, però se ci vuole tempo, ci vuole tempo. E poi ci sono... il pledge di gruppo per due copie, ok. E poi anche per 5 copie, eccetera, eccetera, ok. Vediamo un pochino, beh, qui il gameplay, da come vedi, assomiglia molto a Agricola o Caverna, però effettivamente non c'entra un tubo. Cioè, l'unica cosa che condividono veramente è questa similitudine nel piazzare le cose sulla plancia e i divisori, che poi sono le gabbie per i dinosauri. Lo scopo è quello di creare dinosauri, metterli in questo parco e cercare di attirare più visitatori possibili, perché più visitatori significa più soldi. Ed è questo su cui si deve lavorare. Ma in realtà la cosa su cui si lavora molto di più è il tenere a bada i dinosauri. Ecco, questa praticamente è la plancia che dove c'è l'ordine di turno qui c'è il tracciato della reputazione, e qui in alto praticamente è la disponibilità di visitatori
che ogni giocatore prende ogni round in base all'ordine di turno. L'ordine di turno si basa con i soldi, chi ha più soldi è primo e chi è primo prende più visitatori, se li può ospitare, perché ovviamente devi costruire anche tutti gli alberghi e i posti dove tenerli questi visitatori, se no. Queste sono le carte DNA con le quali puoi fare i dinosauri e sulle quali ci sono scritte tutte le loro abilità e caratteristiche. Ecco, questi sono gli edifici e i visitatori che ci vengono messi sopra. Di base ce n'è uno, ma ne puoi acquistare degli altri. Qui sono tutti i vari dinosaurini. Il triceratopo è bellissimo. E ogni dinosauro poi ha bisogno di un tipo di habitat. Ogni dinosauro. Ci sono alcuni che fanno botte con tutti, non vogliono stare con nessuno, vogliono stare da soli. Altri invece che convivono tranquillamente con gli altri. Alcuni, tipo lo stegosauro, se non mi ricordo male, no, non era lo stegosauro, vabbè, che vuole stare in uno spazio libero e aperto. E quindi è molto interessante la gestione dei dinosauri. Questa è la plancia principale. Quelle che hai visto fino ad adesso sono le plance di ogni giocatore. Questa invece è la plancia principale, che è l'isola principale, dove sostanzialmente mandi i tuoi lavoratori per fare le variazioni, che sono acquistare nuovi edifici, prendere carte DNA, oppure prendere le carte manipolazione che servono un po' per rompere le scatole agli altri, per prendere magari i pezzettini di legno per fare tutti i vari bordi delle gabbie, insomma tutte le variazioni che si possono prendere sono sul tabellone. Questo è il tipo di dinosauro mutato. Perché ci sono anche i dinosauri mutati. Allora, i social stretch goals sono stati raggiunti tutti quanti, quindi è già molto positivo tutto ciò. Il regolamento gli ho dato un'occhiata, mi sembra abbastanza chiaro e scorrevole, tranquillissimo e anche molto carino da vedere. C'è tutta questa atmosfera un po' proprio da film di Jurassic Park. C'è la possibilità di prendere delle miniature in più, che però questa non l'ho capita perché dice che nel regolamento dice che le miniature sono limitate, se finiscono, finiscono, però te ne puoi comprare di più. Vabbè. Vediamo gli stretch goal. Allora, 30.000 dollari e sono riusciti ad arrivare al loro obiettivo. Poi a 33 hanno sbloccato il dado fatto figo. Poi c'è stato a 36 un upgrade della plancia. Dove ci sono tutti i vari tracciati, l'ordine di turno è stata fatta più spessa, stessa cosa per le plance del giocatore, segnalini da cartone a legno e anche questo cos'è? Ah, le carte le hanno fatte più grandi, hanno ricevuto il line and finish, quindi le hanno fatte fighe e poi sono fermi qui. Ci sono, ecco, altro upgrade di un altro segnalino, c'è il cibo che invece di essere il segnalino con la pecora, c'è la pecora effettiva, altro rimando a Jurassic Park. C'è questa sacchettina dove ci si mettono, immagino, tutti i tassellini che vengono pescati random a caso. E poi si intravede in basso l'inserto customizzato. C'erano delle cose così interessanti da sbloccare. Qui ci sono tutti i vari video della concorrenza. di tutti i vari videoblogger inglesi. E qui ci sono le spese di spedizione, che non sono malaccio, 15 dollari effettivamente ho visto molto di meno sicuramente, però è fattibile. Alla fine ce n'è di roba dentro comunque, indubbiamente. Le mie impressioni quali sono? Allora, 54 dollari non sono malaccio, effettivamente di componenti ce ne sono anche fatti bene, sono belli e il gioco sembra anche interessante. Niente di tremendamente innovativo effettivamente, perché poi si tratta di gestire le tue risorse, che in questo caso sono dei dinosauri, e anche la clientela che viene a vedere il tuo parco. E la nota interessante è quella che ogni dinosauro ha i suoi ha le sue richieste, tra virgolette. Quindi vuole
un determinato tipo di spazio, o vuole mangiare determinate cose, magari erbivoro, magari no, magari si arrabbia facilmente, e quindi devi calcolare bene le tue mosse insieme a quello che fanno ovviamente gli altri. È interessante come gioco. Non grido al miracolo, però potrebbe essere carino, soprattutto per il tema, gestire questo parco di dinosauri. Per me rimane lì comunque. Per me rimane lì perché non ho la possibilità di acquistarlo adesso. E poi ci vediamo anche Detective City of Angels, che è un altro gioco molto interessante. Guardiamoci il video. Se parte. Los Angeles. She seduces you with her silver screens and her sunny beaches, welcomes you with palm trees and the promise of fame. And when you let your guard down, she stabs you in the back and leaves you for dead. They call her the City of Angels, but they got the name wrong. The Night Watch Blues found the dame face down on the pier. Two slugs in her back. Her name was Sally. I'd seen it 100 times before, but this one got to me. I disegni sono eccezionali. Whoever she deserved better than this. I can't trust anyone, so I searched the crime scene myself. Jackpot. I find an old German Luger. Only one wise guy I know carries a piece like that. In sostanza ti sta facendo Charlie vedere un pochino Mux is come staining the funziona il back gioco. booth at the local club when I find him. I ask him about the girl, and he laughs. I show him the gun, and he don't find that so funny, but he still ain't talking. So I pull out my brass knuckles and go to work. That does it, and Charlie coughs up a lead I can work with. I'll do whatever it takes to find the killer. Whatever it takes. Detective City of Angels is a competitive mystery-solving game. Set in the dark and violent world of 1940s Los Angeles, players will step into the shoes of homicide detectives tasked with solving the city's highest profile crimes. But only one detective can receive the glory, so players will take kickbacks, make bribes, and even conceal evidence in order to stay one step ahead of their fellow officers. The detectives have more to worry about than each other, as one player takes on the role of the chisel. The chisel. With perfect knowledge of the crime, the chisel controls the suspects and decides when they will lie and when they will tell the truth. Detectives can challenge if they think a suspect is lying to them, but this comes with a risk. If they're wrong, the chisel will receive leverage over them, making it that much harder to solve the case. Detective City of Angels comes with 4 custom detective miniatures. A detailed game board featuring the city of Los Angeles, 8 unique cases, over 30 suspect standees, a 16-page detective handbook, a 32-page chisel casebook, a 64-page solitaire paragraph book, and more than 250 cards with beautiful artwork from renowned artist Vincent Dutrait. Will one detective rise above the rest and solve LA's latest high-profile murder? Or will the chisel sow enough doubt and confusion to prevent the detectives from closing the case? Find the answer in Detective City of Angels. Bel video fatto davvero bene. Le immagini del disegnatore, che adesso non mi ricordo come si chiama, che comunque è lo stesso disegnatore di Lewis & Clark e altri giochi, veramente, veramente bellissime. Qui ha spiegato in sostanza come funziona il gioco, che è un gioco deduttivo, è un gioco in cui è tutti contro tutti e contro uno. ci sono, cioè, un gruppo di persone che fa i detective, che devono risolvere il caso. E i casi possono essere più disparati, dall'omicidio al furto al rapimento, e mentre invece sono tutti contro tutti, solo uno potrà risolvere il caso, un po' come era la Cluedo. Mentre un altro giocatore fa il chisel, che sarebbe
quello che porta tutti i personaggi non giocanti, ok? Quello, l'uomo dietro il sipario. Quello che sa, conosce la storia, che dà le carte ai giocatori e che fa rispondere in una determinata maniera i vari personaggi non giocanti. Allora, il progetto è già arrivato al suo obiettivo e l'ha ampiamente superato perché è arrivato a 90.000 dollari. Mancano 20 giorni. Il pledge minimo sono 64 dollari, quindi siamo intorno alla sessantina di euro più o meno, siamo lì. È una copia del gioco e le spese di spedizione vengono sempre aggiunte alla fine. Altrimenti c'è a 89 dollari una copia del gioco e una copia dell'espansione e gli stretch goal, ovviamente. E basta. Sono gli unici due livelli. È un gioco da 1 a 5 giocatori, da 90 a 180 minuti, può durare parecchio effettivamente. E c'è un casino di roba. Possiamo allargare l'immaginina. Se non mi esplode. Ah, no, in realtà si è allargata. Col cavolo. Ora esplode tutto. Ne sono sicuro. Ciao, ciao. Oh. Wow, meraviglia. C'è davvero tanta roba. Il tabellone, le miniature, qui ci sono gli standees dei personaggi non giocanti, le carte, tutti, questo qui sulla destra è il libro dove il Chisel ha tutte le risposte a tutte le possibili domande, mentre invece quello sulla sinistra è il libro dei casi, ogni giocatore ha la sua plancia, la sua scheda per prendere gli appunti, ricorda molto Cluedo, diciamo che è Cluedo sotto steroidi, è fatto decisamente meglio. Qui c'è Rado che ne è ovviamente innamorato, queste sono le miniature, molto carine, fatte bene. Qui spiega come giocare, all'inizio viene presentato il caso, poi c'è l'investigazione, ogni giocatore ha quattro azioni che può fare. Che sono muoversi, fare domande, investigare sul luogo del crimine o sul luogo dove ci sono altri personaggi o su un luogo che ha scoperto durante le indagini, cercare un sospetto, oppure analizzare determinati elementi, oppure l'azione kickback, che se non mi ricordo male serve per quando un altro giocatore sta scoprendo un dettaglio. Si può cercare di mettere le mani su quel dettaglio anche se non è il proprio turno. Il modo di fare le domande è molto interessante. In base a quello che conosci, ad esempio, ecco, la prima sulla sinistra è la vittima, ok? Io voglio parlare della vittima a lui, Charlie Muggs, il secondo, e il Chisel. Aprirà il suo libro delle risposte e sceglierà se fargli dire la verità, farlo mentire o depistarmi. E lì c'è la possibilità di contestare il Chisel può contestare a sua volta per cercare di capire dove sta la verità. È davvero molto interessante come gioco, è fatto davvero bene a vederlo così. Davvero eccezionale. I componenti sono bellissimi, ci sono 8 casi. Eccoli qui, sì, che progressivamente sono sempre più difficili. Ci sono, beh, queste sono le plance, questa invece è la plancia del Chisel, il Chisel. Il regolamento, i casi che leggeranno i detective, e invece queste sono le risposte che ha il Chisel. Tutti i vari componentini, sia in plastica che in cartone, le varie standees dei personaggi. E tutto il resto. C'è anche la possibilità di giocare da soli. Questa invece è l'espansione che aggiunge altri casi, altre carte, insomma, gli dà ovviamente della longevità. Si può anche giocare cooperativo, ma gli autori non lo consigliano, dicono che è meglio giocare competitivo, è come è stato effettivamente ideato il gioco e così dovrebbe funzionare. Ecco, c'è un capitolo a sé stante, la rigiocabilità. Però
La rigiocabilità. Allora, ecco, tra l'altro, qui sono già stati sbloccati vari stretch goal, che sono carte. Ha uno script, praticamente una storia che fa tutorial, così non ti rovini, tra virgolette, le storie base, le scatoline per i vari casi. Ti puoi anche creare il tuo caso. Benissimo. Questa è già una cosa che mi fa. Mi rincuora, davvero, il fatto che tu possa. Farti il tuo caso. Molto bene, molto bene. Questa cosa cambia già di tanto le carte in tavola. Ecco, quell'artista al lavoro, che adesso ti dico anche il nome, Vincent Dutrait. Dutrait, in francese. E loro, questi sono gli autori. Ok. Quali sono i miei problemi con questo gioco? Che è un gioco bellissimo, lo vorrei giocare tantissimo, lo vorrei prendere tantissimo. Due fondamentali problemi. Oddio, la rigiocabilità neanche tanto, perché alla fine 8 casi non sono pochi, ne stanno uscendo altri, ne verranno fatti altri. C'è anche la possibilità di crearti i tuoi casi. Il problema qual è per me? È che il ruolo del chisel è solo ed esclusivamente quello del passacarte. Quando cerchi un oggetto, cerchi qualcosa sulla scena del delitto, lui guarda, c'è, benissimo, tieni la carta, fine. Quando fai una domanda a un sospetto e gli chiedi magari dell'arma del delitto, apre il libro, ok, vabbè, adesso che faccio? Ma depistaggio, tuc, fine della storia. C'è un piccolo scambio di, ah, ma io adesso voglio, cerco di capire se mi stai prendendo per i fondelli, e io invece no, cerco di pararmi le chiappe per evitare che tu mi scopri. Questa piccola dinamica che dà un po' più di pepe, ma fondamentalmente il gioco è tutto in mano ai detective. Il chisel fa veramente pochissimo e purtroppo l'altro enorme difetto, dal mio punto di vista, è che se tu affronti un caso come Chisel, non lo potrai mai più affrontare come detective, perché ormai sai già tutto. A meno che non te lo scordi 10 anni dopo. E questa è una cosa pesante, è una cosa pesante, perché in un gruppo di persone che giocano poi spesso sempre gli stessi, lo fai fare a giro, sì, però dici. Cavolo, quel caso era veramente bello, l'avrei voluto fare da detective, anche perché secondo me è il ruolo più bello, quello del detective in questo gioco, piuttosto che quello del chisel. Indubbiamente. Quindi, che dirti? Davvero una bella idea, un bel giocone sviluppato, il meccanismo all'interno è veramente, veramente bello. Come si svolge e come funziona. Purtroppo ha questi due problemi che io non riesco proprio a tollerare in un gioco del genere. Cioè, ok, questa sera tu ti rompi le scatole mentre invece noi ci divertiamo. La vedo così, poi magari non è così, perché ovviamente io non l'ho provato, non posso saperlo. Però sicuramente non è nelle mie corde. Se avrò l'opportunità lo proverò molto volentieri, sia come Chisel che come detective, ma sicuramente non entrerà a far parte della mia collezione. Se invece tu riesci comunque a superare a questi, vogliamo chiamarli, scusa, vogliamo chiamarli limiti, allora sicuramente è un ottimo acquisto, perché i componenti sono stupendi, la grafica è bellissima, il gioco ha tanta storia all'interno. E da quello che dicono un po' tutti quanti è molto 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 divertente. Quindi indubbiamente dagli un'occhiata e magari anche una possibilità, perché no? Ok, e abbiamo finito con questa prima puntata dedicata ai progetti che sono attualmente live su Kickstarter.
Se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettile nei commenti, risponderò appena possibile. Soprattutto se vuoi suggerirmi qualche titolo che hai visto che è interessante, di cui vorresti sapere, compatibilmente ovviamente agli altri impegni del canale e alla vita vera, cercherò di accontentarti il più possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.